Sono passati quasi 4 anni dalla morte di Padre Candido, il francescano che per oltre 60 anni è stato cappellano dell'ospedale Ruggi. Una vocazione che lo distinse nei drammatici giorni dell'alluvione dell'ottobre del 1954, quando nel vecchio nosocomio di Via Vernieri dimostrò la sua profonda umanità nel dare conforto a chi in quella tragedia aveva perso i propri cari. Una sosta accanto al dolore che fino all'ultimo lo fece restare fra le corsie dell'ospedale. Morì a 94 anni, era il 14 gennaio del 2020. A lui la giornalista Patrizia De Mascellis ha dedicato un libro, Come ama Dio, fra Candido, uno straordinario padre spirituale. È un testimone della carità, di come opera Dio fra gli uomini. Lui aveva tutti nel cuore, riusciva in qualche modo a comprendere le difficoltà dell'altro, rendendosi sempre disponibile. Per me, per la mia famiglia, è stato un punto di riferimento. Lui è stato veramente un padre, un nonno, una persona, come dire, affettuosa, che ha saputo guidarci moralmente, spiritualmente per ben 20 anni. Una figura così non può essere dimenticata da nessuno. Padre Candido nasce ad Altavilla Silentina, famiglia numerosa la sua, quarto di 10 figli. Suo fratello Mario era il 7º, aveva 5 anni quando Angelo indossò il saio. Credo che fu una gioia per mio padre e per mia madre, che accolsero volentieri questa sua tendenza, questa sua vocazione. È cresciuto così nell'atmosfera francescana senza dimenticare di essere il membro di una famiglia numerosa, una famiglia che lui in un certo senso ha adottato. È diventata una famiglia molto più ampia perché ha adottato nipoti e pronipoti, dei quali ce ne sono proprio, sono ormai quasi più di 100. Visse la sua religiosità in modo autentico, secondo me, senza fronzoli e senza dichiarazioni, ma con le opere. Infatti la sua vita credo che l'abbia dedicata agli altri, lo dimostra, lo attestano i suoi 60 anni e più di vita fra i letti dell'ospedale. Lui mi disse una volta, sì che ne ho consumati di sandali per le corsie dell'ospedale a fianco ai letti. Chi lo conobbe gli volle molto bene, bene che lui ricambiò. Oggi lo ricordano soprattutto per la sua sosta accanto al dolore.